Torniamo a parlare del maltempo che ieri nel tardo pomeriggio si è abbattuto su Piacenza, su città, su provincia e sulla fiera di Sant'Antonino. Danni veramente ingenti ai banchi della fiera a causa della pioggia e forte vento. Ne parliamo con Mario Zaffignani, che è un ambulante, ha una paninoteca. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. È stata una giornata molto dura, è iniziata bene anche con il caldo, poi all'improvviso è arrivato questo temporale. Sì, è stato un disastro, è arrivato questo temporale che ha distrutto tutto, ombrelloni che volavano, gazebi rotti, piante che si rompevano, tra cui volavano sui mezzi, qualcuno si rompeva, insomma è stato un disastro, tutta volando via l'ombrellone, tutta la merce all'acqua, un disastro, un fuggi-fuggi che è stata una cosa impressionante. C'era timore addirittura per la propria incolumità personale? Sì, perché cadendo anche i rami delle piante sono volati su alcuni mezzi, su insomma sotto se c'era qualcuno qualcosa poteva succedere bene. Diciamo che su quel lato lì siamo stati anche abbastanza fortunati. Voi fate questa vita, no? Questo mondo sicuramente fatto di sacrifici, venite anche da 2 anni molto difficili. Aveva già avuto questo tipo di esperienze così all'improvviso? No, sinceramente così grossa no. Sì, grossi temporali che poteva, ma così come è stata ieri qua, no. No, è che veniamo da 2 anni e diciamo che aspettavamo questa cosa qua per tirarsi un po' su queste fiere grosse, insomma. Una mancata rinascita, possiamo chiamarla così, purtroppo. Sì, perché è una fiera molto bella, importante, e c'è sempre stato un sacco di affluenza. Si poteva lavorare bene alla sera, perché la gente esce di sera, e con questa cosa qua è stato un fuggi-fuggi, insomma. Oggi sarà la conta dei danni? Oggi c'è proprio la cosa dei danni. Infatti oggi guardiamo bene tutti con i mezzi e tutto, perché anch'io ho avuto dei danni sul mezzo e adesso vediamo un po', insomma. Ma adesso dovete stare fermi o riuscite comunque in qualche modo a tornare a lavorare? Beh, io sono sincero, io riesco ancora, però c'è da far sistemare, insomma. Alcuni invece con gli ombrelloni rotti qua e là dovranno, non so come sono. Nel momento difficile diciamo che questa almeno è una bella notizia, anche se c'è un po' da sistemare. Grazie per la sua testimonianza, la lasciamo alla sua giornata. Buona giornata, buon proseguimento. Grazie, salve, buongiorno. Ringraziamo Mario per aver dato la sua testimonianza da ambulante a un banco di paninoteca su quanto accaduto ieri a Radio Sound Piacenza 24.